Passiamo quindi alla domanda successiva, l'istante di tempo T segnato in cui solenoide e resistore di carico hanno la stessa DDP. Abbiamo visto prima che la DDP ai capi del solenoide cala nel tempo, secondo questo andamento esponenziale decrescente, mentre la DDP ai capi del carico cresce nel tempo, secondo quest'altra funzione esponenziale crescente. Si chiede l'istante di tempo in cui la differenza di potenziale ai capi di questi due elementi è uguale. Dal punto di vista matematico bisogna impostare e risolvere questa equazione uguagliando la DDP ai capi della resistenza di carico e ai capi del solenoide. Quindi uguagliando questa espressione matematica con questa. Non si tratta di un'equazione differenziale, ma di un'equazione numerica ordinaria, in realtà trascendente, perché l'incognita si trova nell'argomento dell'esponenziale. Infatti l'incognita è l'istante di tempo, questo, quindi noi abbiamo da risolvere un'equazione trascendente di tipo numerico. Tuttavia, prima di andare avanti con la risoluzione, osserviamo che c'è una voluta ambiguità nel testo del problema. Infatti, quando si parla di DDP ai capi del solenoide, non è chiaro se per solenoide bisogna intendere il solo solenoide ideale, quello praticamente senza resistenza, dal momento che la sua resistenza l'abbiamo inserita in serie, oppure se si intende la DDP ai capi dell'intero solenoide, quello reale, che va praticamente da questo punto fino a quest'altro. Quindi il solenoide reale è composto dal solenoide ideale, privo di resistenza, e dalla sua resistenza interna. In questa seconda interpretazione, che è probabilmente la più corretta, la DDP ai capi del solenoide si ottiene tra questo punto e quest'altro, ed è la somma tra la DDP ai capi del solenoide ideale più la DDP ai capi della sua resistenza interna. Probabilmente è questa l'interpretazione più corretta, perché nella realtà non è possibile separare la resistenza interna del solenoide dal solenoide stesso, perché la resistenza interna è proprio costituita dalle spire del solenoide stesso, non si può separare dal solenoide. Allora, con questa interpretazione, la differenza di potenziale ai capi del solenoide è quella ideale che abbiamo visto prima più la DDP ai capi della sua resistenza interna, quindi R del solenoide per la corrente elettrica. In altre parole, dobbiamo sommare alla DDP del solenoide ideale, che è questa, la DDP ai capi della sua resistenza interna. Dunque l'equazione da risolvere, l'uguaglianza di queste due DDP, diventa VRT, quindi RI, questa era la DDP ai capi del carico, uguale a questa somma, che è questa qua, cioè la DDP ai capi del solenoide reale. A questo punto si tratta solo di fare una serie di passaggi algebrici, prima spostando tutti i termini con I in funzione di T a sinistra e lasciare l'unico termine con la derivata prima a destra. Quindi andare a sostituire alla funzione I di T la sua espressione matematica, che era questa qui di prima, quindi questa qua, e lo stesso al posto della derivata prima, l'espressione matematica trovata precedentemente. Dunque riconosciamo l'incognita, che è, come detto prima, l'istante di tempo che rende uguali queste due DDP, dopodiché sono soltanto calcoli algebrici in cui abbiamo una funzione esponenziale uguale a un termine noto. Perciò facciamo il logaritmo naturale a entrambi i membri per ricavare l'incognita t. E quindi alla fine, ricavando questo istante di tempo, otteniamo 0,550 secondi, che è appunto l'istante di tempo in cui ai capi del solenoide e del resistore di carico c'è la stessa DDP. Questo è il calcolo della costante tempo tau che avevamo detto all'inizio, 0,502 secondi, con le unità di misura. Henry su ohm, Henry è joule su ampere quadrato, ma joule è coulomb per volt. Questo ampere quadrato lo scriviamo ampere per ohm, e ampere per ohm, per la legge di ohm, sono volt, quindi si semplifica con il volt sopra. Infine questo ampere è coulomb al secondo, e perciò rimane come risultato finale, come unità di misura finale, rimane secondi, questi secondi qua.